Buonasera e buonasera, convegno Storia 2018, parliamo di Genova e l'economia del ponte. Abbiamo adesso il relatore Antonio Parisi con il titolo La caduta del ponte, un colpo alla traballante economia della Superba. La parola al moderatore Ettore Dembo. Allora, faccio sempre al solito un minimo di biografia, anche per conoscere Antonio Parisi. È un giornalista, scrittore, storico italiano. Si è occupato di politica ricoprendo l'incarico di segretario nazionale del fronte monarchico giovanile UMI dal 1982 fino alla morte dell'ultimo re d'Italia, Umberto II, avvenuto il 18 marzo 1983. Fu fondatore nel 1984 con Sergio Boschiero del movimento politico FERT e dopo la morte del re Umberto II ha collaborato fino al 2000 con l'arciduca Otto d'Asburgo. Insieme al giornalista e parlamentare Gustavo Selva ha ricostruito in Italia l'Unione Paneuropea. Dopo aver lavorato al quotidiano Commercio Estero, organo dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, fu chiamato nel 1992 a dirigere il mensile economico internazionale Europa e Finanza. Nel 1992 ebbe anche la direzione della TV toscana Tele90, a cui seguì nel 1994 per 9 anni la direzione responsabile dell'emittente nazionale Rete Mia, subentrando all'incarico a Ruggero Orlando. È autore delle trasmissioni Italia Più ed Europa, Europa Più, trasmesse sulla piattaforma Sky. Successivamente ha diretto il quotidiano Il Meridiano, scrive ora per diverse testate settimanali italiane, dove ha firmato tra gli altri articoli gli articoli sul caso di Emanuela Orlando, sulla morte di Edoardo Agnelli 1954-2000 e sulla Sacra Sindone. Nel 2006 è stato insignito a Venezia dall'Accademia degli Sbandai dell'anonimo premio per cui alcuni articoli scritti sulla Casa d'Asburgo. Sì. Per il suo penultimo libro sul caso Parolisi ha vinto l'edizione 2013 de I Sapori del Giallo, rassegna di letteratura poliziesca e gastronomica che si tiene ogni anno a Langhitano. Dalla fine del 2015 è portavoce della Chiesa Ortodossa Italiana. Gli cediamo la parola. Prego. Tutte queste cose non sono importanti. Allora, Genova, per quanto mi riguarda, ha un significato abbastanza profondo, perché quando sono stato direttore di Rete Mia, che era la televisione nazionale, era la quarta rete nazionale per copertura con segnale medio ottimo, in quel periodo ho avuto la possibilità, ero addirittura direttore dell'intero gruppo televisivo. Tra le televisioni di questo gruppo televisivo c'era anche Telegenova. Pochi lo sanno, ma Telegenova è stata la prima televisione via etere italiana. Telebiella è stata in assoluto la prima televisione privata, naturalmente, privata italiana, che però trasmetteva via cavo. Questa Telegenova era invece è stata la prima televisione privata via etere. Avendo diretto il gruppo ho avuto modo di conoscere bene quindi la realtà genovese, tra l'altro nata per iniziativa di imprenditori genovesi, un certo Salvatore Cingari, che è stato appunto il primo a violare il monopolio Rai e a creare la televisione privata in Italia, e Raimondo Lagostena Bassi, figliolo della più conosciuta Tina Lagostena Bassi. Telegenova era una importante emittente. Noi qui a Roma, io vivo a Roma, credo tutti quanti voi, non abbiamo idea, perché una televisione privata su Roma, le televisioni a livello regionale, non hanno la capacità di imporsi in maniera tale che una sia superiore a tutte le altre. Telegenova invece era questo: tu a Genova non diventavi sindaco, non diventavi deputato, non diventavi proprio nulla,
a livello istituzionale se avessi avuto contro questa televisione. Tra l'altro realizzavamo una trasmissione magnifica, si chiamava Genova allo specchio, che era così condotta da una giornalista che amava definirsi, spero di non colpire il senso di nessuno, una giornalista fascista, mussoliniana, mussoliniana pure, in televisione, in una città come Genova. Potete immaginare che non era una cosa facile, perché Genova è una città dove ci stavano i cavalli che ancora rappresentavano una struttura pesantissima in grado di condizionare tutto il porto. Se entravano in sciopero i camalli era finito. Eppure, allora, da questa esperienza, io ho lavorato come direttore del gruppo, quindi avevo anche casa a Genova, oltre ad avere casa a Roma, a Milano, dove si produceva. Ricordo che già negli anni 90 Genova aveva preso una piega pesante, c'erano delle difficoltà economiche pesantissime. Pensate che io, quando sono arrivato a Genova, ritenevo che Genova non avesse problemi di disoccupazione giovanile, e invece non era così. Genova aveva delle grandi difficoltà, i giovani non sapevano cosa fare, eppure c'era il porto, eppure c'erano le compagnie di navigazione, ma la città era in forte declino. Sembrava, adesso senza che ve la porto molto a lungo, sembrava che comunque in qualche modo la città stesse riprendendosi, l'acquario, il turismo, ma non l'industria pesante, quella che aveva caratterizzato Genova per 100 anni, dall'Unità d'Italia in poi. Sembrava che in qualche modo qualcosa stesse ritornando a macinare questa città, e invece cade il ponte Morandi. La caduta di un ponte, per quanto tragica, come ha detto l'avvocato Morgante, con le sue vittime, con tutto quello che può aver significato il dolore, in realtà all'occhio dei profani non spiega perché la caduta di questo ponte rischia di distruggere completamente l'economia della città. Io qui mi sono portato una massa di roba, che naturalmente queste sono più per studiosi che per persone che vogliano così dilettarsi. Ma voi pensate, vi do qualche cifra. Allora, voi dovete pensare che attraverso Genova, ed oggi non è più possibile questo, viaggiano grosso modo 2,6 milioni di container. Ora, basta dire che in Italia il tutto si muove su gomma, il 95% delle merci, dei container, viaggiano attraverso su gomma, quindi con dei camion attrezzati a portare questi beni, per capire che se non c'è più il ponte, e lì è impazzita la città, non c'è più possibilità di far transitare questi tir con questi carichi pesanti, è una crisi fortissima. È stato calcolato che, a proposito, 2,6 milioni di container sono un quarto di quelli dell'Italia, cioè attraverso questo sciagurato ponte Morandi, attraverso questa viabilità genovese, attraverso la Liguria viaggiano un quarto dei nostri container. Se questo non è più possibile, ci rendiamo conto di che cosa questo può significare, anzi sta significando. Vi dico solamente una cosa:
attraverso il ponte Morandi viaggiavano delle merci tra Genova e Savona. A Savona si è trasferita una delle più importanti compagnie, tra l'altro, di navigazione passeggeri italiane, la Costa Armatore. Ebbene, c'è da rimanere sbigottiti. Tra Genova e Savona il movimento merci genera 5 miliardi di IVA ogni anno. 5 miliardi. È una manovra economica. Ci rendiamo conto che il governo sta faticando ad accumulare 10 miliardi di euro quando solamente ne vengono a mancare 5 miliardi solo per il mancato transito di merci tra Genova e Savona. E qual è il pericolo adesso? Che coloro i quali scaricano i loro container a Genova li portino nel nord Europa. Sembra quasi che una maledizione divina a questo nostro povero paese, certamente colpito da mani birbonesche, come in maniera molto intelligente ci ha spiegato l'avvocato Morganti, sembra quasi che ci siano messe pure le potenze celesti a far cadere questo ponte. La ricostruzione del ponte. La ricostruzione del ponte, che tutti si augurano essere più facile, qui mi sono portata una marea dei documenti che non vi potrò illustrare, ma voi dovete pensare che non è una cosa facile entro un anno, lo facciamo entro 6 mesi, anche perché le risorse, è pur vero che tutti si stracciano, li tireranno fuori i Benetton, richiamati, attualmente rinominati Maletton, ma questi, prima che gli tiriamo fuori uno spiccio, questa gente tosta, sono disgraziati, questi sarebbero capacissimi probabilmente di mandare o di trasferire tutti i capitali all'interno delle loro finanziarie di famiglia. Già fatto. Allora, e quindi, che cosa alcune menti, chiamiamole sopraffine, che cosa hanno pensato alcuni gentiluomini? Sembrava una fake news, quando io l'ho letta, io faccio giornalista economico e ohimè, sono consulente del MEF, del Ministero dell'Economia. Allora, voi dovete pensare che a una mente, a qualche mente sopraffine è venuto in mente di dire, beh, facciamolo costruire ai cinesi il ponte, però gli diamo il porto di Genova. Ma la situazione perciò è molto grave, è molto grave. Questi sciagurati dei Benetton, io purtroppo li ho conosciuti, mi sono confrontato con loro 2 volte nella mia vita e non ho avuto veramente un'impressione negativa e cattiva, peggiori degli Agnelli, credetemi. A un certo punto questi signori li ho incontrati quando dirigevo Commercio Estero, il quotidiano del commercio estero, perché ne sono stato direttore in realtà, vicario. Bene, voi dovete pensare che una volta chiedo un'intervista a questo Benetton, perché lui produceva in paesi terzi, poi si è scoperto che alla faccia questo schiavizzava i bambini che erano legati lì a produrre ste magliette, sta roba carissima tra l'altro, e Luciano Benetton si rifiutò, ma con cattive parole, di darmi un'intervista, perché non ero nessuno. Beh, ero il direttore del quotidiano del commercio estero italiano, c'erano 27 anni all'epoca. Me li sono ritrovati questi signori all'interno del mio gruppo televisivo, perché si sono comprati il 15% del mio gruppo, delle azioni del mio gruppo, con una loro finanziaria, la 21 Investimenti. Io non so qual era il loro vero interesse,
perché sono apparsi come meteore, hanno preso soldi e poi sono spariti, non portando niente a livello di novità, di interesse e così via. Noi ci siamo comprati una televisione che loro stavano portando al fallimento, anche se era una bella intuizione, 6 Milano, una televisione che faceva 24 ore su 24 informazione e che avevano assunto 100, credo, 40 giornalisti, portandola al dissesto. Allora, ritornando al ponte, adesso questo ponte bisogna che venga ricostruito. Il problema è come. Se questo non succederà, e portiamo a chiusura, perché, ripeto, mi ero portato qui una marea di dati, sicuramente, coloro i quali scaricano i container andranno dall'altra parte. Sicuramente, a quel punto, il porto di Genova collasserà e ci rimarrà semplicemente la gru galleggiante che abbiamo portato via ai tedeschi dopo la prima guerra mondiale, che è la più grande gru galleggiante del mondo, come attività ludica per turisti, e finirà lì. Speriamo di no. Io non ho altre risposte, non posso, sono solo un osservatore. Speriamo che ce la facciano. Io ringrazio Antonio Parisi per l'attenta disamina e per aver focalizzato finalmente, lo dico, con i punti principali di questo convegno, perché il problema è proprio questo: cosa accadrà se non si ricostruisce con urgenza il ponte? Ma attenzione, aggiungo anche un'altra cosa, perché da bravissimo giornalista ha evidenziato un altro aspetto importante, che non è solo di Genova ma coinvolge tutta l'Italia, che è quello del trasporto su gomma, che ha una radice storica determinata, ma che è fondamentale, perché il trasporto su gomma diffusissimo è l'unico sistema in Italia, purtroppo deve, se vogliamo crescere, se l'Italia vuol crescere, dovrà essere sostituito inevitabilmente col trasporto su ferro. Quindi dobbiamo fare un passo indietro. Grazie Antonio Parisi dell'intervento. Io devo mettere...